Sì, allora cominciamo. Buonasera a tutti e poche parole di introduzione a questo ciclo di conferenze sul Casentino in ricordo di Giovanni Cherubini. Ora, Cherubini, come penso tutti voi sappiate, è stato uno dei più importanti e influenti medievisti italiani degli ultimi decenni ed è stato prima corrispondente dell'Accademia La Colombaria e dal 1984 socio effettivo. Ecco, dopo la sua scomparsa a Grassina nel febbraio dell'anno scorso, si è posto il problema di come ricordarlo qui all'interno della Colombaria e abbiamo scartato l'ipotesi di celebrare una giornata di studio sui suoi lavori dal momento che supponevamo che una simile iniziativa sarebbe stata presa dai suoi allievi, come in effetti poi è stato fatto, perché tra pochi giorni, il 2 maggio, all'Università di Firenze, nell'Aula Magna in Piazza San Marco, si terrà una giornata di studio sulla sua opera di storico, con la partecipazione di studiosi italiani e stranieri. E questo è normale, perché Giovanni Cherubini ha percorso tutta la sua carriera, dalla laurea fino alla nomina ad emerito presso l'Università di Firenze. Quindi, come Colombaria, abbiamo pensato di ricordarlo con un ciclo di conferenze sul Casentino fra XII e XVI secolo, riprendendo nel titolo una sua raccolta di saggi uscita nel 1992 presso l'editoriale Tosca qui a Firenze, che appunto si intitolava Fra Tevere, Arno e Appennino, valli, comunità, signori, dove ovviamente il Casentino era magna pars. Allora, perché il Casentino? Non si tratta soltanto di un problema di nascita. Cherubini, infatti, è nato a Partina, comune di Bibbiena, nel luglio del 36. Ma in questo legame col Casentino c'è molto di più. A questa valle Cherubini è stato sempre molto legato. Si sentiva casentinese e rivendicava questa sua origine sia verso Arezzo, dove aveva compiuto gli studi superiori, dove si era sposato con una aretina, dove, se non sbaglio, è nata la figlia Francesca, qui presente, che ringrazio, e dove aveva vissuto qualche anno prima di trasferirsi a Firenze. Ecco, nonostante questi legami profondi con Arezzo, non si sentiva per nulla aretino. Anzi, questo lo ricordo bene, si divertiva spesso a ironizzare sugli aretini e su certe loro espressioni gergali. Ecco, faceva il verso a come parlavano gli aretini. Tantomeno si sentiva fiorentino, nonostante gli studi universitari a Firenze, tutta la carriera accademica svolta a Firenze, nonostante che poi a Firenze, o meglio in un paese del circondario, cioè a Bagnaripoli, avesse poi vissuto per 50 anni, anche se però poi in realtà parte dell'estate Giovanni la trascorreva a Partina, questo paesino natale,
dove tra l'altro aveva rilevato la casa paterna dove coltivava un orto e dove amava incontrarsi al bar con i vecchi amici di un tempo. Quindi rivendicava anche nei confronti di Firenze l'essere, il suo essere casentinese, il non aver nulla a che spartire con i fiorentini, e non a caso era tifoso della Juventus, ecco, quindi anche questo lo caratterizzava. E ricordo certe battute, ecco, perché ovviamente, come tutti sappiamo, fra Fiorentina e Juventus non corre buon sangue. Quindi Cherubini era legatissimo al Casentino medievale, ma non solo a quello medievale. E a questa valle ha dedicato molte ricerche, molti studi, quelli confluiti nel volume già ricordato Tra Tevere, Arno e Appennino, ma anche poi altri saggi finiti nelle sue raccolte di studi. E ricordo anche che Giovanni poi ha organizzato, almeno che io ricordi, due convegni legati al Casentino, uno del, mi sembra fosse 1989, si affonda nella notte dei tempi, che era la battaglia di Campaldino e la società toscana del 200, che si è svolto un po' tra Firenze, Arezzo, Bibbiena, e poi uno di un decennio più tardi, inizio degli anni 2000, che era sui conti guidi tra Romagna e Toscana. Quel convegno si svolse, ricordo benissimo, tra Modigliana e Poppi. Quindi, ecco, ci pareva in questo modo di ricordare Giovanni, in qualche modo, collegandolo a quella parte di Toscana a cui lui è sempre stato particolarmente legato. Ora, il ciclo vuole approfondire aspetti della storia del Casentino medievale, quello che in larga parte, diciamo, è stato oggetto anche di studi da parte sua, ma non solo, perché ad esempio quando Gino Tellini, che parlerà della letteratura sul Casentino, si spingerà fino a tutto l'Ottocento, al primo Novecento, per vedere come, diciamo così, questo interesse dei letterati per il Casentino sia proseguito fino a tempi a noi assai vicini, anche se spesso anche questi letterati prendevano come punto di riferimento, si interessavano al Casentino medievale con le sue leggende, con i suoi castelli, le sue pievi e così via. Quindi, per, diciamo così, organizzare questo ciclo, ci siamo rivolti innanzitutto direi, ad allievi di Giovanni come Andrea Barlucchi e Franco Franceschi. Voi avete visto il programma, inizia con questo intervento di Andrea Barlucchi su Economia e Società, a cui seguirà quello di Franco Franceschi sul Casentino medievale tra Guidi, Arezzo e Firenze, che in realtà doveva essere la prima, quella di Franco Franceschi, perché dovevo offrire un quadro più completo, solo che per ragioni un po' accademiche, un po' di Covid, Franco Franceschi ha dovuto slittare alla seconda conferenza, e quindi io ringrazio Andrea Barlucchi di aver accettato di anticipare la sua. Quindi allievi di Cherubini come Barlucchi e Franceschi, un collega come Gino Tellini, tra l'altro casentinese anche lui, di Bibbiena anche lui, e un'amica aretina come Liletta Fornasari, studiosa di storia dell'arte, poi ancora Francesco Salvestrini, che ora insegna all'Università di Firenze, che si occuperà appunto degli istituti monastici e dei mendicanti nel Casentino, anche lui ha avuto legami abbastanza profondi con Cherubini. Cherubini ha fatto l'introduzione alla pubblicazione della sua tesi di dottorato su Vallombrosa. Salvestrini si è laureato a Siena, poi è approdato a Firenze dove ha fatto carriera universitaria. Poi sull'architettura romanica doveva parlare Italo Moretti, amicissimo di Giovanni Cherubini, ma purtroppo Italo Moretti è scomparso una quindicina di giorni fa, e
per nostra fortuna, fortuna del ciclo, si è detto disponibile a tenere la conferenza sullo stesso tema Fabio Gabrielli, che è allievo di Italo Moretti e che tiene all'Università di Siena lo stesso insegnamento di storia dell'urbanistica e dell'architettura che aveva tenuto Italo Moretti. Quindi iniziamo oggi questo ciclo, che voi sapete poi viene trasmesso direttamente in streaming e poi lo possiamo rivedere anche a distanza di tempo, con la conferenza di Andrea Barlucchi, docente all'Università di Arezzo Siena. Si è laureato con Cherubini, con una tesi sulle proprietà fondiarie del monastero di San Galgano. Ha scritto un bel volume, che era poi la tesi di dottorato, su Asciano e il territorio della Scialenga sotto il governo dei Nove, quindi è partito insomma da ricerche su Siena, poi si è spostato a ricerche più sul territorio aretino e fiorentino, con numerosi saggi di taglio economico che appunto insistono soprattutto sul Casentino e sul Valdarno di sopra. Tra l'altro, se non sbaglio, è uno degli animatori degli incontri di Raggiolo che si tengono quando è a settembre, ad agosto? Sì, a fine settembre. A fine settembre in questo paesino del Casentino a Raggiolo, e che appunto queste giornate di studio che affrontano tematiche relative alla storia del Casentino. Quindi io lo ringrazio per aver accettato e gli cedo subito la parola. Tra l'altro a settembre ricordati devi venire, sì, a Raggiolo. Sì, mi ricordo benissimo. E anche questa, appunto, questa iniziativa dei colloqui di Raggiolo è un'altra scaturì anche dalla mente di Giovanni, ecco, quella di creare un centro in Casentino che studiasse la realtà, in primo luogo la realtà casentinese, e quindi siamo ormai alla, se non ricordo male, alla 18ª edizione, quindi insomma di cammino ne abbiamo fatto. No, io ringrazio la Colombaria, ringrazio Giuliano Pinto di questa occasione che mi dà di fare un piccolo omaggio al mio maestro Giovanni Cherubini, al quale devo tanto veramente, e più passa il tempo insomma più affiorano ricordi, momenti, insomma la nostalgia è tanta. Economia e società in Casentino. Ho scelto un titolo demodé, oggi nessuno o comunque pochi parlano o non mettono nei titoli economia e società, ma quando io studiavo, quando ero allievo di Giovanni Cherubini, economia e società qui, economia e società là, era un titolo che dilagava, quindi ho voluto anche ricordare in questo modo il legame che c'è stato, che c'è con Giovanni. E, economia e società, Giovanni nel 2009 pubblicò nella rivista di storia dell'agricoltura un saggio corposo sul Casentino, un po' riassuntivo di tutti gli studi, dello stato delle conoscenze sul Casentino, paesaggi, genti, poteri, economia del Casentino negli ultimi secoli del Medioevo. E mi ricordo appunto anche la contentezza, la fierezza con la quale mi parlava di questo suo saggio complessivo. Ecco, è una specie veramente di atto di amore per la sua terra, un inno al Casentino dall'inizio alla fine, però è ricchissimo di spunti e fa veramente il quadro di quel, in 23 pagine fa un quadro veramente vasto e anche completo di quello che si sa.
E di questi aspetti io tratterò paesaggi, genti e economia, lasciando i poteri ad altri. Magari, ecco, ho pensato più di soffermarmi su certi aspetti che sono stati più approfonditi negli ultimi anni, piuttosto che fare una trattazione complessiva che forse sarebbe stata anche noiosa, insomma. Partiamo dal paesaggio. Quando si fa storia del territorio è necessario, è obbligatorio partire dall'osservazione delle caratteristiche ambientali, strutturali dell'area in questione, perché esse condizionano profondamente la vita, l'attività, soprattutto economica, degli abitanti, financo il carattere. Ma ora questo aspetto che Giovanni, tra l'altro, sul quale Giovanni spesso ritornava, lasciamolo da parte. La Toscana è fatta di subregioni ben definite e il Casentino è una di queste, ben definita dalla cinta di montagne. È una conca appenninica relativamente ampia, solcata da vallecole laterali tracciate da torrenti più piccoli. Ha un'ampiezza di 470 km quadri, comprendendo anche la parte meridionale affacciata sulla pianura di Arezzo, che anticamente non era però considerata Casentino. I due contrafforti montuosi che la delimitano, il Prato Magno in direzione sud-ovest, l'Appennino in direzione est, si dipartono dal Monte Falterona, che raggiunge 1654 metri sul livello del mare, mentre nei due contrafforti si raggiungono rispettivamente quota 1592 e quota 1415 sul livello del mare. Dal fondovalle in pochi chilometri si giunge intorno quindi ai 1500 metri. È una caratteristica che, unita al diverso orientamento delle due linee montuose, determina una certa specializzazione nella copertura vegetale e quindi nelle potenzialità produttive dei terreni, creando condizioni ambientali ottimali per molte e differenti colture. Da sottolineare anche l'abbondanza di acque, pure d'estate, di boschi e pasture. Cherubini nel suo saggio sottolineava la maestosità e la bellezza delle foreste casentinesi, avvertendo però nello stesso tempo che non tutte le epoche storiche avevano potuto godere di una simile ricchezza, dal momento che le attività umane in certi periodi hanno profondamente intaccato la copertura arborea fino a creare situazioni critiche talvolta per la tenuta dei terreni. Si cita sempre la famosa alluvione del 1333, di cui parla anche il Villani. La gente aveva dovuto scappare sulle pendici dei colli per sfuggire all'acqua dell'Arno. E questa immagine di un ambiente sfruttato dall'uomo per le sue attività produttive al punto da giungere al dissesto rappresenta bene, prescindendo certamente dalla drammaticità della vicenda, il grado di complessità e intensità raggiunto dall'economia casentinese all'apice dello sviluppo medievale. Un'ultima considerazione di carattere generale legata al territorio da fare per il Casentino riguarda la facilità di comunicazione che questa area ha con le zone circostanti. Le montagne che lo delimitano non rappresentano un ostacolo, non lo hanno mai rappresentato, né in epoca etrusca, né in epoca romana, né tantomeno in epoca medievale. Basti pensare che sull'Alpe di Serra c'era uno dei passi più transitati dai pellegrini che venivano
dalla zona nord europea. E quindi ecco, un ambiente sì chiuso, ma magari ecco chiuso come immagine, come visione complessiva, ma molto legato a ciò che lo circonda. Genti e economia. Dobbiamo trattarli insieme, cercherò di trattarli insieme, e però ho pensato, nonostante il titolo di questa iniziativa parli del inizi dal XII secolo, ho pensato di iniziare dal secolo precedente, perché il Casentino ha una ricchezza di documentazione pergamenacea nell'XI secolo veramente invidiabile. Grazie ai fondi di Badia Pataglia e Camaldoli, che sono stati molto studiati e che ci danno delle preziose informazioni che sono poi utili anche a capire lo svolgimento successivo. E quindi, parlando dell'XI secolo in Casentino, bisogna dire che già si coglie subito nei primi anni dopo l'anno 1000 il momento di crescita sia economica che demografica che la zona sta attraversando. E questo lo si coglie da tutta una serie di indizi, dal moltiplicarsi delle chiese, ma soprattutto dal moltiplicarsi dei mulini. I mulini che evidentemente servono alla macinazione, quindi più mulini si fanno, più mulini ci sono, è evidente che c'è una domanda crescente di grani e quindi siamo in un momento di forte sviluppo economico. E per l'appunto il più antico mulino ricordato dalla documentazione nel 1010 è sull'Archiano nei pressi di Partina, guarda caso il paese di nascita di Giovanni. E appunto questi mulini dalla documentazione noi li vediamo appunto in costruzione, vediamo che sono posseduti in società da più famiglie, vediamo che vengono ceduti in locazione per denaro, quindi c'è già un'economia monetaria. Altra cosa interessante è che si tratta di mulini di proprietà laica, cioè di famiglie né nobili né neanche di enti religiosi. Sono famiglie in ascesa, evidentemente famiglie ricche, che investono in queste strutture. Perfino una donna troviamo nel 1089, Gisla, proprietaria di un mulino che vende a Camaldoli. Questa è una fase quindi espansiva che continua nel XII secolo, appunto c'è questa continuità. Prima del 1125 se ne contano 14 nella zona di Bibbiena e dell'Archiano, mentre alla fine del XII secolo ne vengono costruiti, entro la fine del XII secolo ne vengono costruiti altri 8. Ma insieme ai mulini c'è un altro elemento che ha colpito gli studiosi che si sono occupati di questa documentazione, e cioè queste famiglie proprietarie di terre e che investono in mulini, famiglie laiche, come dicevo, fra virgolette, prive di connotati aristocratici, ma senz'altro dotate di beni consistenti, che sulla base, partendo da un consistente possesso terriero, investono in queste strutture di trasformazione. Lo storico che più ha approfondito questo aspetto è stato Chris Wickham, è partito anche lui dalla constatazione del numero dei mulini, che definisce impressionante, poi è passato a indagare la natura di questa società laica valligiana, che è una società, possiamo dire, già matura, soprattutto è già strutturata, è già per ceti differenziati, e egli è stato colpito
sottolinea insomma la presenza di questo ceto, ceto non aristocratico ma comunque dotato di beni, che nella documentazione spesso viene indicato come quello dei boni homines. Boni homines, un termine ambiguo, enigmatico, perché a volte individua un ceto sociale appunto che oggi definiremmo intermedio, altre volte invece indica proprio una funzione, diciamo così, pubblica, una funzione istituzionale. Questi boni homines sono chiamati a arbitrare, a giudicare, a dirimere le controversie. E fra appunto in questo ceto noi troviamo notai e anche giudici. Famiglie di notai, famiglie di giudici, proprietari di terre, misura più o meno consistente. Si tratta di famiglie che a volte si pongono nel seguito, nella clientela dei grandi enti monastici, a volte invece hanno la forza di opporsi, di creare alleanze fra di loro, anche in funzione di contrapposizione al potere monastico. Quindi, ecco, ripeto, una società già matura, fin dall'undicesimo secolo, in grado di svolgere un'azione politica, fra virgolette, certo di ambito locale, però senz'altro in ambito locale la loro azione doveva essere veramente incisiva. Wickham fa alcuni esempi, ma ora non si va troppo per le lunghe. Siamo condizionati dalla documentazione dell'undicesimo secolo perché ci parla soltanto della parte intorno a Bibbiena, la Valle dell'Archiano, la zona meridionale. Viene da chiedersi se fenomeni simili fossero presenti anche nella parte settentrionale, quella del Casentino storico. Noi lo ritroviamo nel XII secolo queste cose, però c'è da ritenere che quello che vediamo per la zona di Bibbiena avvenisse anche nella zona più settentrionale, anche perché, questo è sempre Wickham che lo fa notare, questa capacità di iniziativa di queste famiglie di boni homines, sia in ambito economico che politico, fra virgolette, derivava dall'assenza di poteri forti. Arezzo ancora non ha sviluppato un controllo forte sul territorio, e neanche il vescovo, insomma. Quindi ecco, è in questo momento così di vacanza delle istituzioni forti che queste famiglie hanno l'occasione di sviluppare le loro iniziative. E quindi è da ritenere che una cosa del genere avvenisse anche nella parte settentrionale. Il tema dell'accrescimento demografico sfocia necessariamente in quello dell'insediamento umano. E i secoli di cui stiamo parlando, dall'undicesimo, poi dodicesimo fino al quindicesimo, vedono la trasformazione dell'impianto insediativo in Casentino da un insediamento sparso a un insediamento invece accentrato sia nei castelli che nei grossi villaggi. È un processo che ha il suo culmine nel XV secolo, quando dal catasto quattrocentesco, questi sono studi di Daniel Curtis, circa due terzi delle case di abitazione risultano localizzati in villaggi compatti. E successivamente, fra XV e XVI secolo, questa proporzione cresce ulteriormente. Quindi si passa da un insediamento sparso, un insediamento accentrato in castelli ma anche in villaggi. E un altro aspetto da tenere presente è che i castelli crescono per ondate successive, ma non esauriscono
non fanno il deserto attorno a loro. Crescono, ma cresce contemporaneamente anche la popolazione nei villaggi, negli agglomerati più piccoli. Quindi ancora una volta un'immagine di grossa crescita demografica ed economica. Fino a che si creano questi due poli, Bibbiena e Poppi, che giungono a dimensioni considerevoli, superano i mille abitanti al momento della loro massima espansione, prima della peste del 1348. E, da un punto di vista dell'articolazione sociale, la stratificazione precoce che abbiamo notato fin dall'undicesimo secolo caratterizza anche i secoli successivi, anche se si può cogliere soltanto in maniera impressionistica. Dobbiamo arrivare al 400, ai grandi fine 300, 400, ai rilevamenti fiscali per poter dire qualcosa. Per Poppi, dove il 60% dei maschi adulti era impegnato in attività non agricole, secondo l'estimo del 1384, il 79% dei patrimoni era da considerarsi basso, cioè di valore inferiore a 300 lire. Si ipotizza lavoratori dipendenti, piccolissimi proprietari terrieri, piccoli artigiani. Poi abbiamo un 17% di patrimoni di classe media, diciamo così, di valore compreso fra 300 e 1000 lire. Dobbiamo immaginare famiglie di proprietari terrieri e artigiani. Infine un 3,6% di patrimoni consistenti, cioè del valore di oltre 1000 lire, l'elite locale. Poi queste proporzioni poi calano un po', cioè diciamo che c'è un allargamento della forbice fra i patrimoni fondiari a seguito della crisi, cioè c'è un aumento dei patrimoni della classe inferiore a scapito di quelli della classe media, ma questo è un fenomeno che ritroviamo generalizzato, non è anche a Bibbiena succede praticamente lo stesso, ma succede da tante altre parti. Poi ci sarebbe da parlare dei centri di scambio, perché una grossa realtà che nasce in questi secoli, dal XII in poi, sono appunto i centri di scambio. Questo aggregarsi della popolazione in villaggi, in castelli, poi ha anche il suo corrispettivo nella nascita di mercati settimanali, mercati che raccolgono la clientela, e mercati di scambio in un'economia di mercato. E il primo e il più antico testimoniato è Bibbiena. E la cui più antica attestazione è del 1149. Bibbiena ha all'inizio è forse l'unico mercato della vallata, perché la documentazione ci fa vedere clientela che viene sia dal nord che dal sud, dalle valli laterali. L'impressione è che nel tempo lo sviluppo di altri centri di commercio, prima fra tutti i Poppi, abbia tolto un po' di clientela, abbia diminuito un po' il suo raggio di attrazione. Poppi è l'altro grande mercato che, secondo Bicchierai, che ha studiato approfonditamente questa realtà, è nato proprio quasi come programmaticamente come centro di scambio. Bicchierai addirittura individua due cerchi concentrici
della clientela gravitante intorno alla piazza di Poppi, uno relativo alle transazioni ordinarie che coinvolgevano persone provenienti dall'area circostante di Fondovalle e i contrafforti appenninici posti a nord-est, Lonnano, Ragginopoli, Lierna. Uno invece delle transazioni più rare e più importanti, circuito esteso a comprendere gli insediamenti delle valli del Solano e del Teggina. Complessivamente si è stimata l'area commerciale interessata dal mercato di Poppi in non meno di 40-50 chilometri quadri. E poi a fianco di questi due grossi centri se ne svilupparono altri più piccoli di importanza locale, Prato Vecchio, Stia e Battifolle, e che appunto avevano una clientela più ristretta. Nella parte bassa della vallata, il Casentino in senso moderno, conosciamo l'esistenza di altri due centri di mercato, Subbiano e Pontenano, su quali purtroppo possiamo dire poco perché la documentazione è scarsa al loro riguardo. Ecco, allora passiamo a dire qualcosa, ripeto, cerco di concentrarmi su alcuni aspetti perché se no veramente penso diventi troppo pesante l'esposizione. Ecco, quando abbiamo visto che questa economia che cresce, che si alimenta del credito nei mercati grandi, piccoli, nei mercatali, ecco, fra 200 e 300, quando in tutta Europa si giunge al culmine dello sviluppo, quali sono i punti di eccellenza della produzione dell'economia casentinese? Uno è senz'altro l'attività di produzione della lana, un'attività che per il Casentino possiamo datare come nascita alla seconda metà del XII secolo, perché a questa data abbiamo le più antiche attestazioni dell'esistenza nella vallata di gualchiere, cioè gli impianti per la follatura, impianti a mossi a energia idraulica per la follatura, la cui esistenza si comprende solo in funzione di una produzione in serie orientata agli sbocchi commerciali. Uno studio recente di Moreno Massaini, che uscirà in un volume ancora è in stampa, un volume sulla lana in Casentino, che ho curato insieme a Franco Franceschi, è riuscito a contare in tutta la conca casentinese fra Medioevo e prima età moderna la bellezza di 36 impianti per la follatura. Quindi la gualchiera doveva essere nel paesaggio casentinese basso medievale un elemento conosciuto. E poi c'è la pratica della transumanza. La transumanza che nasce in generale, anche questa nella seconda metà del XII secolo, per il Casentino abbiamo attestazioni del 1230, la più antica attestazione. Pratica della transumanza che va vista in questa ottica, cioè nell'ottica di ottenere lane di qualità migliore in modo in vista di una produzione di pannilana per il mercato. E quindi la nascita, lo sviluppo di questa attività è un'altra delle spie che ci dicono che si sta sviluppando un'attività di produzione di pannilana per il mercato. C'è da sottolineare, ecco, un elemento notevole: il Casentino è l'unica conca appenninica che abbia sviluppato nel corso dei secoli
un'attività tessile che praticamente è giunta fino ai nostri giorni. Non solo, è l'unica subregione nella quale sia stata elaborata una tipologia di panno originale, il panno casentino, capace di ritagliarsi una precisa nicchia merceologica e che ancora una volta è giunta dal Medioevo ai nostri giorni, sia pure modificata nel tempo a seconda del gusto, a seconda delle richieste del mercato, e che oggi sta conoscendo un rinnovato apprezzamento da parte della clientela. Purtroppo ancora una volta la documentazione non è quella che desidereremmo, però da certi atti trecenteschi, da certi anche processi di fronte al Tribunale dell'Arte della Lana di Firenze, qualche cosa si può conoscere. E allora veniamo a sapere dunque che queste pezze di panno casentino, panno rozzo da classificare nella categoria merceologica dei cosiddetti panni grossi, erano notevolmente più lunghe di quelle prodotte a Firenze, misurando 21 canne l'una, cioè 49 metri circa, più lunga del 40% rispetto ai panni fiorentini da 13 canne, cioè 30 metri, e addirittura più del doppio rispetto a quelli da 10 canne, 23 metri. Quindi questa maggiore lunghezza era resa possibile dalla robustezza del tessuto, in grado di reggere una tiratura forte senza lacerarsi o perdere di consistenza. E la confezione di pezzi di panno di dimensioni più lunghe consentiva ai lanaioli casentinesi di effettuare risparmi nelle operazioni di licciatura e follatura, oltre che naturalmente nei costi di trasporto. In altri termini, si potevano effettuare economie di scala, occasione che i lanaioli casentinesi seppero cogliere. E altra osservazione che possiamo fare: dai documenti risulta a Poppi e poi successivamente anche a Bibbiena il modello produttivo della cosiddetta fabbrica disseminata, cioè opifici posseduti da lanaioli entro i quali lavoravano salariati per le fasi iniziali, scardassieri e pettinatori, mentre tessitori e conciatori operavano nelle loro case con strumenti propri, e così anche i tintori. E quindi la stessa organizzazione che c'era in città. D'altra parte i legami con la città erano tali e tanti che insomma ci sarebbe da meravigliarsi del contrario. E il mercato di questo panno ruvido, come risulta da documentazione degli anni 20 e 30 del Trecento, usciva dai confini della Vallata per essere commercializzato in Val di Sieve, in Val d'Arno Superiore e nella stessa Firenze, dove andava incontro alle esigenze di una clientela evidentemente di bassa condizione. Comunque, ecco che è notevole questa attività impiantata in Casentino, e appunto ha dato origine a una tradizione che giunge fino ai nostri giorni. E l'altra attività, possiamo dire industriale, perché veniva portata avanti in maniera in serie, si può dire, l'altra attività che in questi secoli caratterizzava il Casentino era la lavorazione del ferro. Già il Cardarelli e il Melis avevano segnalato l'importanza della siderurgia casentinese e gli studi di questi ultimi anni hanno portato nuova luce sull'argomento. E la nascita di un'importante attività in questo settore in Casentino è da ricondursi alla diffusione della tecnologia del maglio idraulico, avvenuta in Europa intorno alla metà del 200. Tecnologia innovativa che abbatteva i costi di produzione del ferro e rendeva gli opifici molto più produttivi. Queste ferriere di nuova concezione consumavano però molto più legname delle precedenti, per cui in Toscana si cominciò a costruirle in territori appenninici o comunque dove c'era facilità di
di acque correnti e di boschi, quindi Garfagnana, Amiata, Pennino, Pistoiese, Mugello, infine in Casentino. Il minerale utilizzato era quello dell'Elba, che era di molto puro, uno dei migliori, e questa purezza consentiva di ammortizzare i costi di trasporto. Il minerale era caricato su chiatte che risalivano l'Arno fino agli scali nella zona di Signa, poi carovane di muli lo trasportavano attraverso il ponte di Rignano, il castello di Poggio alla Regina, e da qui raggiungeva in Casentino. Come nel caso della transumanza, l'organizzazione del rifornimento della materia prima e l'approntamento dei nuovi opifici necessitarono dei buoni uffici dei conti guidi, che stabilirono accordi e concedettero ampie franchigie agli operatori economici fiorentini interessati alla produzione. E quindi vediamo che fra 2 e 300, soprattutto la parte del versante del Prato Magno, del Casentino, è interessata a questo tipo di lavorazione. Notevole è l'impianto studiato dal Baldassini che si trovava nella Valle del Solano tra Pagliariccio e Montemignaio. Praticamente 4 ferriere per complessive 7 forni di cottura racchiuse in un'area di 8 chilometri quadri. Ferriere gestite da una società composta da 2 imprenditori fiorentini e 4 casentinesi, per 2/5 in mano ai fiorentini, per 3/5 in mano ai casentinesi. E siccome il ciclo produttivo di una ferriera di questo tipo era articolato su 3 giorni, possiamo dire che in potenza impianti di questo genere potevano lavorare a ciclo continuo, cioè ogni giorno sfornare semilavorati ferrosi. Qualcosa di simile avveniva nel complesso produttivo di Raggiolo, anche questo basato su 3 ferriere. Il mercato di sbocco di questa produzione, oltre la vallata, erano le città vicine: Firenze per le ferriere della parte settentrionale, cioè del Solano, anche di Raggiolo; Arezzo per le ferriere nella parte bassa, Pontenano, la valle del Salutio. E soprattutto il mercato fiorentino doveva apparire lucroso per gli operatori casentinesi, perché ancora non aveva preso piede la produzione della montagna pistoiese, che invece si affermerà successivamente. E anche qui c'è da segnalare un'iniziativa, una capacità, diciamo così, dei casentinesi di essere innovativi, di saper sfruttare appieno le potenzialità della loro vallata, e cioè mi riferisco al cosiddetto metodo casentinese di produzione del ferro, che non sappiamo bene in cosa consista. Probabilmente, almeno l'ipotesi che mi sentirei di fare è che sarebbe un perfezionamento nell'insufflaggio dell'aria necessaria a cuocere il minerale. Questo per tutta una serie di particolari che traspaiono dalla documentazione. E appunto queste ferriere alla Casentina curiosamente vengono fuori fra 5 e 600. Noi sappiamo che ad esempio nel Senese alcune ferriere della zona di Monticiano erano alla Casentina ed erano operate da fabbri di Montemignaio che stagionalmente si trasferivano a lavorare in queste, quindi avevano una loro tecnica, avevano sviluppato una loro tecnica della quale dovevano andare gelosi. Sarebbe un tema questo da approfondire, ma che comunque ci fa vedere anche qui il genio, si può dire, casentinese, che è in grado di innovare, di sperimentare e di creare qualche cosa di nuovo anche in questo settore
produttivo. E poi ci sarebbe tutta l'agricoltura, ora le castagne, il fieno, l'allevamento, ora è evidente, non ci si può soffermare su questi aspetti. Dirò due parole anche qui, facendo vedere la capacità proprio innovativa dei casentinesi nel settore del vino, della produzione del vino, che può sembrare strano al giorno d'oggi. Ai giorni nostri il vino casentinese non è che abbia una grossa quotazione. Nei secoli di cui ci occupiamo, invece, soprattutto dalla fine del 300, del 400, il vino casentinese ebbe un suo momento di apprezzamento, di grosso apprezzamento, soprattutto a Firenze. A Firenze, testimoniato dai valori, dalle stime che gli ufficiali del catasto gli assegnarono. Il catasto del 1427, appunto in questa sua volontà di tassare in modo preciso i redditi, stabilì per i vini di tutto lo Stato fiorentino una graduatoria, per cui noi vediamo quali erano quelli più apprezzati e quelli meno apprezzati. E gli ufficiali del catasto individuarono alcuni prodotti, diciamo così, di eccellenza, oggi diremmo di eccellenza: il Trebbiano, il Vermiglio della Valdambra, certi bianchi che si ottenevano nel Chianti, un rosso Mugellano, e per tutti questi fissarono una quotazione al barile compresa fra i 30 e i 40 soldi. Subito dopo, immediatamente alle spalle di questa fascia alta, ecco che troviamo il nostro vino casentinese, valutato 28 soldi al barile. Che cosa rendeva apprezzabile questo vino casentinese, che da certe descrizioni sembra un vino un po' acido, duro, un vino da non bere ai pasti, ma da bere fuori dai pasti. Anche qui ci vorrebbero ricerche ulteriori, ma non tanto sulla documentazione quanto sul DNA delle piante. Oggi si possono fare queste cose, quindi c'è da sperare che in futuro si possa conoscere un po' meglio la natura di questo vino. Sta di fatto che un vino di montagna si seppe ritagliare una sua precisa nicchia merceologica a Firenze. Noi lo troviamo fra la fine del 300 e i primi del 400 apprezzato appunto a Firenze, e vediamo che non sono tanti anche fiorentini, ma sono soprattutto i casentinesi di quel ceto medio che abbiamo visto fin dall'undicesimo secolo caratterizzare la vallata, i casentinesi di questo ceto medio che investono in vigneti, acquistano terreni incolti e ci piantano il vigneto, approfittando anche della relativa del momento. In quel momento la terra costava poco, quindi acquistano vigneti e sono persone che hanno contatti, vivono a Firenze spesso e volentieri, hanno rapporti economici intensi e costanti con la città, e quindi devono essere stati loro il tramite di questa conoscenza a Firenze di questo vino particolare, e hanno creato loro praticamente il suo successo, che per un paio di secoli è stato in atto a Firenze, anche fuori Firenze. Poi il cambiamento di gusti, poi ci possono essere stati tanti motivi per cui questo vino ha perso la sua
il suo apprezzamento. Però sta di fatto che anche in questo caso, anche in questo settore così particolare, i casentinesi sono riusciti, grazie al loro genio, mi verrebbe da dire, a tirar fuori qualche cosa di nuovo. Ecco, io queste sono, se volete posso fare degli esempi, ma insomma, queste sono un po' le cose che mi veniva da dire, insomma, appunto, non un quadro complessivo, ma alcuni punti che mi sembrano qualificanti proprio dell'ambiente casentinese, ecco. Grazie ad Andrea per questa sua ricostruzione a larghi tratti, ma con una serie di importanti puntualizzazioni sull'economia e la società casentinese dall'undicesimo secolo in poi, perché, come giustamente ha sottolineato, c'è questa ricchezza documentaria che non troviamo in altre parti della Toscana, che permette di avere già un quadro abbastanza organico della situazione, degli insediamenti, della società, dell'economia già dopo il 1000. Ecco, io direi che sarebbe piaciuta molto a Giovanni quella tua insistenza sulla capacità innovativa dei casentinesi, no? Perché poi uno pensa al Casentino come a un'area appartata, ma nel Medioevo non era un'area appartata, perché per andare ad Arezzo la strada più rapida era quella della Consuma, insomma. Quindi, e poi questi collegamenti con l'oltre Appennino. E poi bisogna, ecco, pensare una cosa, no? Che ora noi siamo abituati a vedere un Appennino spopolato, tante piccole frazioni, tanti paesi, io non uso il termine, quel termine terrificante che è borghi, che proprio non c'entra nulla con la tradizione culturale italiana, ma questi piccoli paesi, questi piccoli insediamenti che punteggiavano tutta la fascia appenninica, dalla Lunigiana, la Garfagnana, poi il Casentino e così a seguire, poi anche ovviamente nell'Appennino centrale. Ora c'è questa situazione drammatica di spopolamento, di abbandono, anche di insediamenti, anche da un punto di vista architettonico di grande rilevanza, ecco, che varrebbe la pena in qualche modo conservare, ma è un po' quello che accade, le città, la pianura che attrae. Quindi, ecco, tutt'altro che area marginale, no? Perché uno pensa alla montagna, un'area marginale, ora si dice le terre di mezzo, no? Come quelle rispetto alla pianura e alla costa sono quelle, diciamo, più sacrificate. Così non era, così non è stato per secoli, ecco. E qui c'era, da sottolineato bene Andrea, anche questa capacità di mettere a frutto le risorse del territorio. E il Casentino è l'acqua che loro utilizzano ovviamente per l'industria tessile, per la lana, con questa continuità dal Medioevo fino a tempi a noi assai vicini, e per il ferro, no? E per il ferro. Io ho l'impressione che tu hai parlato di fabbrica disseminata nel Casentino sul modello di quello che conosciamo per le città. Io credo ci fosse anche una sorta di quello che è stato definito manifattura rurale, che a volte nell'attività manifatturiera della lana lavorassero anche persone che nel contempo erano piccoli proprietari, fittavoli, allevatori, no? Così, sul modello di quello che, vabbè, sono stati degli studi sulle alcune vallate lombarde e venete, che hanno proprio messo in rilievo questa industria rurale, che ha il grosso vantaggio innanzitutto di produrre questi panni, come ha sottolineato Andrea, questi panni medio-bassi che hanno un largo mercato, ma anche poi di servirsi di una manodopera meno costosa, perché nel contempo queste persone lavorano nella lana, coltivano la terra, allevano animali, non sono come i ciompi di Firenze, insomma, che sono lavoranti della lana e basta, no? Quindi questa capacità che è stata messa molto ben in rilievo da Andrea. Una cosa mi ha colpito, qui ci vorrebbero esperti
della geografia del Casentino, ho detto Casentino meridionale, Casentino settentrionale. E io quando dico Bibbiena, Casentino meridionale, ma dove sono i confini del Casentino? Ecco, dove finisce? A Bibbiena, poco sotto Bibbiena. Sotto Bibbiena. Il resto, Rassina, non è più Casentino. Non era, oggi sì. Ah, ok. Ecco, non quindi, lo era all'epoca. Ecco, sì, sì. Possiamo... Quindi è sostanzialmente Bibbiena, Poppi, Pratovecchio, Stia. Sì. Questo è un po' il Casentino, dove la vallata si allarga, tra l'altro. No? Quindi ecco, tutto un aspetti, una serie di aspetti interessanti. Castelli, ma non solo castelli, villaggi, mercatali, poi immagino che ogni villaggio avesse la sua chiesa parrocchiale, quindi una maglia estremamente fitta di chiese parrocchiali, di pievi, ecco, quindi insomma un mondo, diciamo così, di grande interesse. Questo spiega anche l'interesse dei medievisti per studiare il Casentino, come allo stesso modo per studiare le vallate, vallate appenniniche, vallate alpine, perché veramente è una società molto più mossa, molto più viva, un'economia, diciamo, con differenziazioni in vari settori che attira l'attenzione degli storici. Andrea ha fatto il nome di Wickham, Chris Wickham, che è uno dei maggiori studiosi a livello internazionale dell'economia e della società europea, soprattutto tra alto e basso medioevo, nei secoli centrali del medioevo. Ecco, quindi va bene, io lo ringrazio molto. Non so se c'è qualcuno che vuole. Sì. Aspetti il microfono, così si registra. È tutto registrato, eh? Poi ci si può rivedere. Tra le varie attività specifiche del Casentino c'era anche, visto che lei ha parlato di fieno e allevamenti, c'era anche quella specifica casearia, ricotte, formaggio, perché è una cosa interessante secondo il mio punto di vista. Grazie. Sì, sì, senz'altro c'era. Poppi era un po' tutti, ma insomma, visto che è stato studiato particolarmente da Marco Bicchierai, altro allievo di Giovanni Cherubini. Sì, Poppi era un centro di smercio di formaggio, sì, certamente. Ora poi le qualità, addentrarsi nelle qualità, credo sia più difficile, però sì, senz'altro, come del resto in tutte le conche appenniniche, ecco. Visto che hai nominato Poppi, pensando a questo volume di Bicchierai, che appunto è dedicato a Poppi sotto gli ultimi guidi, è un'altra cosa che colpisce, è il numero elevatissimo di notai che rogano a Poppi, a Bibbiena e in altre località, insomma. Ora, notai medievali tenevano nelle loro mani tutti i passaggi di natura economica, sociale e di qualunque tipo, insomma, dalle doti ai testamenti, ai prestiti, eccetera, eccetera. Però, ecco, colpisce l'alto numero di notai che troviamo in questi centri del Casentino. Come colpisce anche una certa diffusione della cultura e della alfabetizzazione. Ora, non so se sono stati fatti studi specifici sulle portate catastali di quest'area, no? Se sono autografe o se uno, per fare la denuncia dei redditi, diciamo così, si rivolge ad altri. Però ecco, devo dire che i livelli di alfabetizzazione e culturali anche di queste vallate alpine nei secoli finali del Medioevo sono di alto livello. Ci sono molti più analfabeti a fine 800 di quanto non ce ne fossero nel 3 e 400, questo anche nelle città, anche nelle città. Sì, io ho un po' tagliato qui perché sennò insomma, non volevo annoiare, ma appunto questo aspetto qui che ora, di cui parlava Giuliano, quello dell'alfabetizzazione, della cultura diffusa in Casentino, è un altro aspetto che colpisce.
A Bibbiena, il catasto di Bibbiena, quasi tutte, se non tutte, sono le portate degli artigiani, sono autografe, ma anche quelle non autografe si fa riferimento a libri di conti tenuti dagli artigiani. E vorrei ricordare che libri di conti, fra i più antichi libri di conti di bottega, in bottega di fabbro, che sono giunti fino a noi, vengono dal Casentino, da Porciano praticamente. Deo di Buono, il fabbro Deo di Buono, che il suo figlio mi sembra si chiamasse Giovanni, nella prima metà del 400 ci hanno lasciato diversi, due registri, ma si fa riferimento anche ad altri registri di conti, che sono tenuti tra l'altro alla veneziana, cioè con le partite in dare e avere, come si dice, contrapposte, che per l'epoca era la forma più avanzata di tenuta di conti, a parte i libri, vabbè, quelli dei grandi mercanti a partita doppia, ma insomma erano l'ultimo grido, diciamo così, in fatto di contabilità. Era un fabbro di Porciano. E Bicchierai, tra l'altro, nel suo libro, oltre a menzionare il maestro di scuola di Poppi, cita il caso di un artigiano che aveva un codice della Divina Commedia, col quale che gli serviva per insegnare a leggere e a scrivere ai figli dei suoi colleghi. 1377, Poppi, quindi insomma. Io credo che in questa capacità anche innovativa di migliorare nel settore del ferro, tirar fuori una tipologia di pannilana, promuovere con un'operazione che deve essere stata di marketing il vino, alla base di tutto questo una buona parte ci sia questa alfabetizzazione diffusa, questa cultura diffusa che nella vallata c'era. Anche nei ceti inferiori, ecco. Sì, c'è un'altra. Visto che io sono Simona Polidori, ma sono moglie di Marco Bicchierai, visto che stasera è stato rinomato, ma rammentatolo. Porto i suoi saluti perché per motivi lavorativi non poteva essere qui. Saluto la figlia che conosco ora del professore. E niente, un ricordo del professore perché io, giovane studentessa, avevo fatto solamente un esame con lui perché laureata in filosofia dovevo dare storia, davo storia medievale. E un ricordo che mi commuove, è sempre un piacere ricordare il professor Cherubini. Giovane studentessa, ero a un convegno a San Miniato a Pisa e lui e il professor Marco Tangheroni, che anche qui insomma ricordiamo, giocavano a scopone scientifico. La sera erano lì accaniti i giocatori ed erano uno più bravo dell'altro. Un altro punto invece mi ha incuriosito, il vino a Poppi. Proprio in questi giorni eravamo a Poppi perché insomma la mia nonna tra l'altro è di origini, è proprio di Poppi, e ci chiedevamo appunto con Marco, con tutte queste cantine ormai chiuse, ormai in disuso, cioè se io penso a Poppi penso al corso, insomma diciamo quello lungo i portici. E però i casentinesi, quindi non so, io non sono veramente una capra, sono ignorante su tutto questo aspetto, però mi colpisce il fatto che c'è un festival dei guidi, del gusto dei guidi, si sono inventati appunto il genio casentinese, il gusto dei guidi ogni anno si tiene a Poppi come festival enogastronomico e appunto vanta un vino che a questo punto non so di quali origini sia. grazie a tutti degli interventi. Grazie anche per questo ricordo di Giovanni Cherubini, che sì, era un bravo giocatore di scopone, sì. Tangheroni non tanto, ma insomma, va bene. Ci sono altri interventi? Sì. Che sono nato sull'altro versante, al di là del passo di Mandrioli, quindi attualmente Romagna,
fino agli anni 60 non si comprava il vino del Casentino, ma siccome quella era un'area, la nostra, dove vivevo io, che non c'era produzione di uva, magari poco, qualcosa, ma per integrare, cioè per fare più vino, le famiglie che facevano il vino per la produzione familiare compravano l'uva non dalla Romagna più a sud, più a nord, dalla Sarsi, no, insomma, dalla Forlivese, ma lo compravano dal Casentino. C'erano i mercanti che portavano l'uva, quelle cassettone grandi, per, che lo compravano questi affittavoli, mezzadri, col diretti della zona montuosa dove io stavo, che non avevano uva, ma se volevano fare il vino in casa lo facevano comprando l'uva dal Casentino, per dire, ecco, che c'era questa produzione di uva, è durata fino, ma ancora magari, ma insomma, sicuramente negli anni 50 e 60 si comprava uva per fare il vino dal Casentino, non dal Forlivese o da più basso. No, interessante, anche perché tutto sommato il Casentino scende a piccola montagna, no? E quindi si arriva ad un'altezza di 300-400 metri, dalla parte romagnola, da Badia Prataglia, per arrivare, diciamo, alla pianura, cioè una distanza maggiore. Sì, sì, sì. Ci sono altri interventi? Quindi, allora, mi sembra si sia cominciato bene, perché, insomma, sia per l'efficacia dell'intervento di Andrea, insomma, sia anche per l'interesse che ha mostrato con gli interventi. Allora, ringraziamo tutti i presenti e l'appuntamento è per giovedì prossimo, quando parlerà Franco Franceschi. Io purtroppo non potrò esserci perché per una serie di coincidenze, colpa mia, devo essere a Perugia, però presiderà Francesca Klein. Francesca Klein, che è membro dell'Accademia Colombaria e che è stata, direi, allieva sostanzialmente di Giovanni Cherubini, ha fatto due esami con lui, ha partecipato, mi ricordo, a tutta una serie di gite insieme a tutti gli allievi, poi però si è laureata sul 400 con Pecchioli, ma insomma, però Giovanni era correlatore, quindi è in sostanza anche lei un'allieva di Cherubini, Francesca Klein. Quindi grazie a tutti e alla prossima occasione.